Mister, alla luce di come si era messa la partita sotto di un uomo, sotto di un gol anche dal sesto del primo tempo, un buon pareggio? Sì, sì, come si era messa, c'è stata una buona reazione, i ragazzi ci hanno creduto anche in 10, non è cambiato niente, ci siamo messi a 3 dietro, c'è stato lo spirito giusto, io penso che i ragazzi hanno strameritato questo punto perché il primo tempo veramente abbiamo stradominato. Campo che si conferma assolutamente non facile. Ma io è la prima volta che ci giocavo, devo essere sincero, perciò non posso dire, so che è passato, anche l'anno scorso qui c'è avuto un'esperienza un po' negativa all'Aquila, però ripeto, il campo è anche un buon campo e che siamo andati sotto su un rigore stranissimo e poi ti trovi a recuperare, crei tante situazioni non pareggi, dopo diventa tosta e rischi di perderla, poi su una di queste palle lunghe abbiamo sbagliato con Giovanni, è stato espulso. Dopo veramente duro, invece i ragazzi sono stati veramente bravi nel pareggiare. Cosa le è piaciuto, mister? Su cosa invece c'è ancora da lavorare? No, a me mi piace lo spirito di questa squadra, la voglia di giocare, la voglia di aiutarsi, la voglia di correre, su quello da lavorare c'è tante cose, ma ci saranno sempre, questo è fuori di dubbio perché ci sono tanti giovani, perché la categoria è quella, però ripeto, io guardo soprattutto le cose positive, quelle negative le tengo per me e il mio staff e da martedì si lavora e si prepara la prossima partita. Mister Carnevale, 1-1 Termoli L'Aquila, per come è maturato il risultato però tanto rammarico. Ma sì, come dicevo ai due colleghi, tanto rammarico non tanto per il pareggio con una gran bella squadra come l'Aquila, rammarico perché a 4 minuti dalla fine, come si dice dalle nostre parti, bisogna avere quella cazzimma in più che oggi non abbiamo avuto. Perché a 4 minuti dalla fine, casomai o stai alto, i palloni li fai arrivare al mare. Perché la partita è quasi finita, ecco quel pizzico di esperienza che ci è mancato, qualche squadra un po' giovane che a 4 minuti deve capire che si può anche non giocare più, perché non siamo il City, avevamo raggiunto ormai l'obiettivo e il risultato, però fa parte del calcio, rammarico perché potevamo fare il 2-0 e non l'abbiamo finalizzato, ci sta, dai, ci sta, ci teniamo sto punto ben stretto e guardiamo avanti.